ci fai qui? Che è successo? Simone. Non sta bene? Che è successo? Mi tradisce. Ah. Entra, dai, entra. Siediti. Carlo c'è? No, 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 è di turno. E come l'hai saputo? Ho trovato i messaggi. È tipico, questo è tipico. Due anni? Due dei messaggi, due. Uno stronzo sono. È distrutta, no, capisci? No, no, adesso calmati. Guarda, io ti dico la verità. Io mi aspettavo che succedesse molto prima. È successo prima, veramente. Ah. Un cameriere. Io ero andato al ristorante, no? Ma per fargli una sorpresa. Ma però non si fanno le sorprese. Ho capito, però. Mai. 22 anni, cameriere. No, è stata solo una cosa. Attrazione erotica, perché lui mi ha detto che è stata solo una sbandata e che non sarebbe successo mai più, capito? Mi ha detto che non sarebbe successo mai più. Io che faccio? Mi lascia. Domani dovevamo celebrare il 20° anniversario. Domani, il 20° anniversario, te ne rendi conto? Ti rendi conto? Ascoltami, tu lo sai, sei mio fratello, sai che ti voglio bene, eh? Lo sai? Lo sai quanto ti ammiro? Lo sai che farei qualunque cosa per te. Insomma. Insomma, la verità è che se io fossi stato Simone ti avrei lasciato già 2-3 anni fa. Ma che cazzo stai dicendo? Ma sì, dai, insomma, da quando è nato Leone. E tu non hai fatto altro che pensare alle pappe, alle vaccinazioni, il pediatra, e poi è iniziata la scuola, i compiti, il corso di calcio, il corso di inglese, il corso di cinese. Poi io lo so, ho anch'io dei figli. Vabbè, io volevo fare il bravo genitore, no? Ma che è una colpa questa? Ma no, io lo capisco, però sei diventato noioso, prevedibile. E poi sei ingrassato, 10 kg almeno. No, 7. 10. Dov'è finito il vostro rapporto? Dov'è finito l'Eros? L'Eros? Non è stato da 20 anni. La coppia si basa pure su altre cose, no? Per esempio, sull'amore. Sull'amore? Credevo, sì. Allora parliamo dell'amore. Ci credevo, questa cosa. Sì, lo capisco. Ci credo anch'io, ma quando è l'ultima volta che l'hai guardato negli occhi? Che l'hai abbracciato, che gli hai chiesto come stava, cosa pensava, se aveva paura di qualcosa. Quando è l'ultima volta? Che... Non gliel'ho chiesto, ma... Non c'è mai tempo, no? Non c'è mai tempo? Trovalo il tempo. Queste sono le cose importanti. Dai meno tempo alle stupidate, no? Hai capito? Sì, però... Io parlo per esperienza. Esperienza. Sì, 26 anni, insegnante di yoga, due tette così che sembravano due mele attaccate al ramo, tutta snodabile, con un culo di marmo. Carlo? Sì, li ho beccati sotto la scuola di yoga, in macchina, lei era nella posizione del pompino al guidatore, quella zoccola. Ma Carlo? Sì, ma, Carlo. Ma tu non me l'hai mai detta sta cosa? E che hai fatto? Ma che dovevo fare, secondo te? Massacrarlo, divorziare, lasciare le mutande e togliere tutto. Questo mi fa. Sì. Sì. Io invece l'ho perdonato. Ho pensato che fosse anche colpa mia. Cioè, gli ho persino proposto un trisom. Che cosa? Sì, una cosa a tre. Sì, lo so cos'è un trisom, ma mica avrei fatto il trisom con Carlo e con questa zoccola. No. Ma solo perché lei non ha voluto, Zoccola. Però insomma, il punto è che io ho lottato per lui, capisci? Io ho lottato per riconquistarlo e ci sono riuscita. E poi una benedizione dal cielo, è arrivata Clarissa. Mamma, che vuol dire zoccola?
Amore, amore mio, ma che, dove hai sentito queste parole brutte, brutte, brutte? L'hai detto tu. No, no, tesoro, hai sentito male. Torna a letto, dai, che domani c'è scuola. Buonanotte. Buonanotte, zio. Buonanotte. Ma parla piano. Senti, il punto è che i mariti, uomo o etero che sia, è uguale, vogliono un po' di fantasia. E se tu ci tieni a lui devi impegnarti, devi lottare, capito? Non ti devi arrendere. E poi domani festeggiate il vostro anniversario come da programma. Ti fidi di me? Sì, però... Io ci credo in te. Lo so, è difficile, però devi provarci. Ci proverai? Io sono con te, fratello. Ci provo. Dai, torna a casa. Non so se ci riesco. Ce la farai. Però ci provo. Grazie. Adesso torna, che sennò poi arriva e non ti trova. Sì. Tu fai dormire, piccolo. Buonanotte. Buonanotte.